Continua l'avventura del Cantamaggio d'Ernano, un'avventura perché quest'anno è la 619ª edizione del 2015 ovviamente, e riusciamo, nonostante le grandi difficoltà cui stiamo cercando di tamponare, che sono difficoltà di ordine, soprattutto economico, ma stiamo cercando di tamponarle con la volontà, l'abnegazione dei carristi e di tutti coloro che ci danno comunque la collaborazione per fare l'evento. Quest'anno ovviamente l'evento sarà incentrato sui carri come tutti gli anni, ne saranno cinque in competizione, uno fuori concorso e come al solito il carro finale, quello del festeggiamento, il 1º maggio. La manifestazione comincerà il 26 con tutta quella serie di eventi, diciamo, di tipo canoro che iniziano con il Cantamaggio e sono il Canta e Recantamaggio e quindi sono le canzoni inedite, sono i cori di maggio che faranno appunto alcune delle grandi delle vecchie canzoni del Cantamaggio e un revival fatta con i vari stili musicali alcuni gruppi musicali ternani. E questo è il 26, 27, 28 e 29. Il 29 ci sarà la manifestazione dei minicarri, che come tradizione saranno i carri fatti dai bambini delle scuole. Quest'anno ancora di più è ancora più viva questa iniziativa perché sarà addirittura siamo arrivati a 24 scuole di scuole medie e di ordine secondario e siamo oltre ai 1.000 bambini, quindi immaginate quanta città riescono ad accogliere. Inoltre a questo ci avremo le poesie e tutte i carri e quest'anno riproporremo la notte di primavera. Grazie alla collaborazione con cui stiamo iniziando quest'anno con l'Associazione Terni in Movimento, riusciamo a fare il 2 maggio una grande, ricca manifestazione che sarà, non dico il clou, però ovviamente il clou è sempre i carri, ma che comunque sarà il secondo piatto forte della manifestazione, la notte di primavera, incentrata su una serie di piazze che saranno diciamo, a corollario della piazza principale che sarà Piazza Europa, dove sarà Avitabile e Toni Esposito. Questa è la manifestazione dove ovviamente in giro per la città ci saranno tutte quelle manifestazioni folcloristiche che riusciamo ad esprimere e che esprimono la ternanità sostanzialmente. Riproponiamo i 3 giorni di Terni a tavola, cioè la parte, diciamo, della tradizione nobile della città, nobile intendo ovviamente quella culinaria, quella che ci piace di più, insomma, nelle quali i ristoranti e i locali della città possono offrire dei piatti tipici della tradizione ternana.